siete anche in piedi. Cercherò di darvi una sintesi del mio pensiero in modo tale da non allungare oltremodo questa bella cerimonia. In primis siete in un luogo bellissimo, quindi chi viene come me da Milano, addirittura dalla Svizzera, da Roma, apprezza straordinariamente questi luoghi, lo sa benissimo sia Saverio Busolino che l'assessore che il sindaco Callipo. E quindi da parte mia assolutamente sì, sarò vicino a questo premio anche nei prossimi anni con la voglia di divulgarlo. Mi si chiedeva di divulgare appunto Pizzo e l'idea. Ebbene, quest'anno sono direttore artistico Gio Spoletto, il prossimo anno guiderò la mostra più importante dal dopoguerra a oggi che un critico possa guidare, nel senso che io e la professoressa Giulia Sillato abbiamo avuto l'incarico di essere direttore artistico alla mostra L'Arte e il Tempo che inaugurerà Expo 2015 accogliendo 28 milioni di stranieri, cinesi, arabi e quant'altro, qui con i 70 artisti più importanti che ci sono in Italia. Appena ho ricevuto questo incarico ho stato oggetto di un po' di interviste, in ogni intervista ho citato voi e ho citato il premio Musolino, persino quanto la rivista più autorevole italiana che va in tutto il mondo, Giordania, Singapore, Stati Uniti, Brasile e quant'altro, mi dedica la copertina. Quindi all'interno troverete voi, troverete Pizzo, troverete il vostro sindaco e troverete questo bellissimo premio. Non solo, ieri si è parlato di una Pinacoteca nascente, quindi prendo l'impegno di portare grandi artisti a fare mostre qua e di chiedere a ciascuno di loro di regalare un'opera al comune di Pizzo in modo tale da poter assolutamente creare una Pinacoteca prestigiosa. Si inizia da un'opera, l'importante un passo, ma che sia un passo da gigante, quindi inizieremo con grandi artisti. Allora, parliamo di queste mostre brevemente. Intanto la baronessa Maria Lucia Soares, che riceveva un riconoscimento per essere una grande organizzatrice d'arte, vi saluta, per motivi di salute non è presente, sicuramente verrà il prossimo anno a vedervi, io intanto porterò i vostri saluti. Nel castello, quindi in ciò che è dedicato a Murat, alla storia, porto un artista che viene da molto lontano, viene dagli Stati Uniti. Ha esposto insieme a Andy Warhol in mie mostre a Schifano e a quant'altro, un artista che fa un tour particolare, Atene, Berlino, Milano, Stati Uniti, farà una personale a Princeton con 200 opere, le sue opere sono nei musei statunitensi, le sue opere devono essere anche nei musei di Pizzo Calabro. Quindi ho chiesto al maestro Alexander Kaneski di portare le sue opere, potrete vederle su al castello Murat, e appunto per essere qua presente si rilascia questo attestato, in realtà questo riconoscimento particolare, artista visionario in Alexander Kaneski, un'arte che parte da lontano, dagli insegnamenti dei grandi maestri del passato per dare l'impatto emotivo che solo un maestro geniale come lui può dare. Alexander Kaneski. Grazie a tutti, molto onorato, molto orgoglioso di essere qui con tutti questo più importante momento della mia vita, ricevere questo più importante storico premio di Anna Musolino. E questa meravigliosa città Pizzo Calabro, magari la prossima volta essere una città chiamato come perla di mondo cultura, perché insieme di storia, grande storia della sua città, questa grande premio di Anna Musolino, insieme lavoriamo una volta la storia, vera storia di arte e cultura del mondo. Grazie. Storia assolutamente emozionante di tutta la famiglia.